babbo. Di cosa parliamo? Siamo in vacanza, siamo in un albergo, di cosa parliamo? Dell'albergo? No? Questo è il nostro ultimo giorno di vacanza che abbiamo trascorso qua ad Andalo, all'Hotel Eden. Questa è la superiore, oltre ad essere hotel è anche residence. Per chi non l'avesse ancora visto, vi lascio qua in alto, di qua di là, vabbè, il link del video che ho fatto in precedenza, in cui parlo un po' di Andalo, perché abbiamo scelto questa meta, e le cose da fare in paese e nei dintorni. Ma torniamo al video di oggi, in cui voglio parlare appunto dell'albergo. E da cosa partiamo, Niki? Dalla camera? Oh, Nicole! Ma buongiorno! Ma salve, signorina! Ma dov'era? Sei pronta con la valigia, vero? Sono calzetti! La valigia è piena di calzetti! Allora, la stanza è una stanza abbastanza accogliente, non troppo grande, comunque c'è tutto indispensabile. Tutti che il bagno, bellissimo. Bagno, c'è la doccia. E poi c'è il water, con i mani belli. Con i mani belli, guardiamo fuori dalla finestra. Che bello fuori dalla finestra. Per chiudere gli occhi. Chiudiamo gli occhi, vai. E voilà, ecco la cameretta. Di chi è quel letto? Mio. Il babbo della mamma. Anche mio però. Sì, comodini. Qua c'è una scrivania, la televisione. E qua c'è il terrazzino, andiamo a vedere anche il terrazzino. È stata molto molto gentile. E adesso, scusa, arrivando per andare a scuola. Ah, brava, brava, bravissimo. Nick, ti saluto, ciao. Ciao. L'unica cosa un po' negativa che abbiamo riscontrato nella camera è la mancanza di un, chiamiamolo parapetto, di una protezione nella finestra che c'è appunto nella camera, in quanto vi è un davanzale sul quale i bambini possono tranquillamente salire, soprattutto passando dal letto. E se la finestra è aperta potrebbe essere molto molto pericoloso. Questa è una mancanza che può sembrare marginale, ma secondo me è una mancanza abbastanza grave, in quanto essendo questo un family hotel dovrebbe essere molto attento a queste cose inerenti ai bambini. La pulizia è ottima e niente, direi che per la camera non è niente da dire. Passiamo alla struttura. La struttura è appunto, come detto prima, un albergo 3 stelle superiore. È provvisto di un giardinetto in cui ci sono alcuni giochi per i bimbi. Noi lo abbiamo purtroppo adoperato ben poco il giardinetto, perché abbiamo trovato 2-3 giorni di pioggia e gli altri giorni comunque sia i giochi e il prato erano molto bagnati, quindi l'abbiamo sfruttato pochissimo. I giochi non sono tantissimi, comunque per i bambini sono sufficienti. All'interno dell'albergo c'è una piccola area con due giochi, un biliardino e un tavolo che non ho mai visto, ad essere sincero, un tavolo multimediale con una serie di giochi in cui si può giocare in più persone. In più, essendo un family hotel, vi è la presenza anche di un mini club in cui i bambini possono entrare e divertirsi insieme alle animatrici. Per chi non lo sapesse, ad Andalo ci sono veramente moltissimi family hotel, diciamo che su 10 hotel 7 sono dei family hotel. Questo vuol dire in poche parole family hotel che sono appunto degli alberghi a misura di bambino, hanno tutti quei servizi appunto necessari per i bambini, dai più piccoli a quelli un pochettino più grandi, come appunto può essere, come ho detto prima, il mini club, l'animazione, il noleggio passeggini, noleggio anche biciclette con i seggiolini appunto per i bambini, menu dedicati ai bambini e tante altre accortezze appunto per i più piccolini. Prego, signorina, ma vada pure a fare la pipì, ci vediamo tra poco. Tornata, Niki, fatta la pipì? Sì. Benissimo. Allora, riguardo al mini club, volevo dire che purtroppo in questo periodo storico in cui ci troviamo con l'emergenza Covid, purtroppo è tutto un pochino più limitato. Molti servizi sono sospesi e anche l'ingresso al mini club è limitato a non più di 4-5 bambini per volta. Quindi anche noi l'abbiamo sfruttato, diciamo, quasi per niente, appunto per questa serie di motivi. A proposito appunto di questo, diciamo che le norme anti-Covid sono rispettate a 1000 per 1000, anche in albergo bisogna girare sempre con la mascherina, mantenere la distanza, ci sono distributori di gel igienizzanti per mani ogni 5-6 metri, e quindi per quello non possiamo dire niente.
ristorante è un buon ristorante, c'è una buona varietà di piatti. La cena è composta da un antipasto, o meglio un entrée, in quanto è proprio un assaggino primo che si può scegliere tra tre diverse varianti, stessa cosa per il secondo, e un dolce. Sono tutte di buona qualità, le porzioni non sono eccessive, soprattutto quelle dei primi, ma sono più che sufficienti. Ci sono naturalmente i menu dedicati ai più piccolini e, volendo, si possono richiedere dei piatti particolari. Servizio veloce, altra cosa da non sottovalutare, soprattutto quando si hanno dei bambini più piccoli. Una cosa molto molto carina è la presenza di un'app che ci hanno fatto scaricare appena prima di effettuare il check-in, anche quello online. Attraverso quest'app si può fare veramente di tutto, si ordina la cena, proprio si scelgono i piatti, quindi non c'è più bisogno del vecchio carta e penna in cui si andavano a segnare sopra quello che si voleva. Ci sono informazioni su itinerari, sui percorsi, sull'hotel, tante altre cose molto interessanti. Quest'app ci è piaciuta molto, l'abbiamo anche utilizzata molto, ad essere sinceri. In più, questo albergo, come un po' tutti i family hotel di Andalo, propongono delle escursioni giornaliere che partono proprio da davanti l'hotel e vi portano ogni giorno a vedere qualcosa di diverso. E anche questo si può vedere attraverso l'app tutti i giorni, le varie escursioni, quelle che ci sono. Quindi addio carta e penna, questa è un'ottima cosa, Nicole. Come ultima cosa possiamo dirvi della posizione dell'albergo. Nicky, sì. Dove si trova l'albergo? In Italia. Brava, in Italia, già questo è importante, sì. Poi più precisamente? In montagna. In montagna, brava, ma dove? Si trova in una zona un po' sopraelevata rispetto al centro di Andalo, poca distanza dalla chiesa di Andalo. E questo da una parte è una cosa positiva perché si ha un fantastico panorama, ma dall'altro è una cosa un po' negativa, in quanto per arrivare in centro bisogna fare questa lunghissima, che sembra lunghissima, saranno 400-500 metri di salita. Spesso non si ha molta voglia di farla, soprattutto possiamo immaginare con i passeggini non è comodissimo come salita. Potrebbe essere un piccolo handicap, soprattutto per chi come noi è gente di mare, non è abituata a chissà quante salite da fare, ma a parte questo la struttura in generale ci è piaciuta. Nicky, possiamo dare anche i voti che vanno tanto di moda, da 1 a 5. Che voto gli diamo a questo albergo? 1. 1 è un po' poco. Uno è un po' poco, Nicole. No, sì, ma gli darei 50. 50 è troppo. Secondo me un 3 stelle e mezzo, si avvicinano più al 4 che al 3. È il voto giusto. Che ci sono tante cose positive e altre un pochino negative. Salutiamo. Ciao ciao e buonanotte. Brava e buonanotte, però mi raccomando, ricordatevi di mettere un mi piace, iscrivervi al canale se non siete iscritti, se avete domande nei commenti. Ciao a tutti e cresta al gallo ciao ciao, ciao. Papà, allora guardiamo nella mia valigia e ci sono dentro delle cose e c'è dentro e senti cosa c'è? Ma cosa hai messo nei calzetti, Nicole? Ma Nicky, sassi? Ho soldini.